avvicinarla al mare. Santa Domenica non ha bisogno di essere avvicinata al profeta, ma Santa Domenica ha bisogno invece di essere avvicinata al mare. E quindi qualcuno dirà, ma come è possibile fare questo? È possibile fare questo attraverso le vie di accesso al mare. C'è qui a 400 metri il Belvedere, che rappresenta un terrazzo meraviglioso, un terrazzo sul mare stupendo. E poi ancora Formicoli e Riace. Noi dobbiamo recuperare queste strade di accesso verso il mare, dobbiamo collegarla al mare. Santa Domenica dovrà essere, continuare ad essere il centro commerciale, ma dovrà essere anche il centro del turismo. Considerate che Santa Domenica è la zona di espansione del comune di Ricarda. E quindi è importante che ci sia anche uno strumento urbanistico capace di poter rispondere a quelle che sono le esigenze di questo territorio che cresce, di questo territorio che si sviluppa. E quindi uno strumento urbanistico tale da poter consentire lo sviluppo ordinato di questa frazione. Noi lavoreremo anche in questo senso nel momento in cui andremo lì ad amministrare. Poi ancora, l'aspetto economico-finanziario dell'ente pare sia stato risolto. Quindi loro dicono, non ci sono problemi, il Comune di Ricarda non ha problemi di carattere economico-finanziario. Io vorrei capire come, perché come hanno fatto a risolvere. Qualcuno diceva c'è stata una squadra che dal mese di settembre che sta lavorando per risolvere questo problema del Comune di Ricarda. Vengano a dire come. Probabilmente saranno loro a finanziare il deficit del comune, sono così? Bravo! Probabilmente saranno loro a finanziare il problema. Ma io ho lavorato tanto, il commissario prefettizio era sul punto di dichiarare il dissesto economico-finanziario dell'ente. La Corte dei Conti scrive in continuazione dicendo mettete i conti a posto perché manderò un commissario ad acta. Hanno già risolto il problema, o sono grandemente capaci, oppure noi non abbiamo le loro competenze. Altro punto ancora importante, le politiche sociali di cui si diceva, di cui si parla tanto, noi abbiamo affrontato in queste sere, nelle varie frazioni, questo tema importantissimo. Ricarda non è soltanto turismo, Ricarda non è soltanto ricchezza, ma Ricarda rappresenta anche delle condizioni per alcune famiglie di grande disagio sociale. Noi abbiamo dei giovani che vivono il dramma della disoccupazione, abbiamo gli anziani che vivono il dramma della solitudine, abbiamo famiglie intere che non riescono a portarsi avanti, abbiamo dei diversamente abili che vivono momenti di grande difficoltà. La nostra politica è una politica che parte da loro. Noi vogliamo essere vicini alla gente che soffre. Questo fa parte non solo del nostro programma, ma fa parte anche della nostra cultura. Mi dicono che il tardi, dobbiamo chiudere per consentire all'altra lista di poter fare il loro comizio. Probabilmente da noi ci lasceremo così, questa finirà per Santa Domenica la nostra campagna elettorale, anche se poi domani sera chiuderemo a Ricarda. È un appello che io voglio fare a tutti voi, è un appello che è stato già fatto a tre volte, un appello alla vostra libertà. Pensate, votate con
con libertà, votate con coraggio, portate avanti il coraggio delle vostre idee, perché questo è importantissimo. Scegliete, cercate di scegliere bene. Noi abbiamo la possibilità di scrivere una storia nuova per il comune di Ligari. Votateci, perché costruiremo assieme a voi un futuro nuovo, un futuro diverso, un futuro migliore per tutti. Grazie, grazie, comunque vada, grazie a tutti. Società, per quanto importanti e potenti, noi vogliamo rappresentare tutti, noi siamo per il governo di tutti, e a chi pensa che il modo molto chiaro in cui noi diciamo queste cose sia odio, noi diciamo che sta sbagliando. Perché dire ciò che si pensa chiaramente non significa diffondere odio. Piuttosto pensare che qualcuno che ha delle idee diverse dalle proprie, solo perché sono diverse dalle proprie, odia, significa non aver capito nulla. Noi siamo per il governo del territorio, noi siamo una squadra di persone libere che liberamente dicono ciò che pensano. E allora è inutile deviare il tiro dai grandi temi, sta succedendo in queste sere. Mentre noi cerchiamo di parlare di programmi e cerchiamo di fare i nostri ragionamenti politici, altrove si deviano i temi della campagna elettorale. Noi non abbiamo interesse di rispondere a chi cerca di spostare il tiro, ad esempio, sulle politiche regionali, nazionali e provinciali. Votiamo per il comune di Ligari. A chi si sente la longa manus di Scopolini, noi stiamo pagando già ora le conseguenze del governo regionale, le stiamo pagando con le accise sulla benzina, le stiamo pagando con i ticket, le stiamo pagando con un taglio di 2.200.000 euro al comune di Ligari sulla legge 34. Questi sono i risultati di quella politica. E allora noi siamo per la politica vera, per la politica dei nostri concittadini, per la politica di responsabilità. Noi non diciamo che tutto è facile, come fanno altri, che non ci sono problemi. Basta avere un grande uomo o presunto tale e tutto si risolve. Noi siamo delle persone responsabili e i problemi li chiamiamo con nome e cognome. I problemi che il comune di Cagliari ha noi li conosciamo e li trattiamo come tali. Sottovalutare le emergenze pensando che basterà una bacchetta magica significa non avere capito nulla. Manco se si incontravano il 24 di gennaio di 10 anni fa hanno capito, avrebbero capito come stanno le cose veramente a Ligari. È inutile sminuire le difficoltà e i problemi. Noi siamo persone responsabili e sappiamo che questo territorio deve essere salvato dal baratro e soprattutto, e lo dico dicendolo fino alla noia, salvarlo da chi l'ha tenuto in mano per 20 anni. Bravo! Sono 20 Bravo! Anni che c'è la gente sul volante del comune di Ligari. E non basta qualche piccola operazione di lifting, qualche utilizzo, tra virgolette, di persone
trovate di qua e di là o di grandi nomi per farci credere alle favole. Noi alle favole non ci crediamo, non ci crediamo. C'è un grande re e noi lo sappiamo, siamo per la libertà e alle urne la gente andrà libera e dentro le cabine elettorali il 15 e il 16 di maggio, se ne facciano una ragione, andremo da soli. Dentro le cabine elettorali non potete accompagnare nessuno. E allora un voto libero, un voto all'equilibrio di un uomo che sarà sindaco di tutti, anche di chi non lo vota, un voto alla coerenza, un voto alla serietà, un voto alle persone per bene, un voto a Rigali Libera. Buonasera a tutti, cittadini di Santo Domenico. Siamo quasi al termine di questa campagna elettorale che dovrà decidere chi saranno i prossimi amministratori del nostro comune. Tutti voi siete a conoscenza del momento che questa comunità sta attraversando. Dobbiamo reagire immediatamente. Dobbiamo avere la forza di riscoprire in noi il senso di una identità e di un'appartenenza. È così. Dopo 40 anni di lavoro e di attività sindacale sento ancora in me la voglia di fare un atto d'amore verso questa terra. Mi impegno ad assumere l'onere di lavorare per questo paese che è nel degrado sotto ogni profilo. Sarò un punto di riferimento per i pensionati, attento ai problemi degli anziani e dei meno fortunati. Aboliremo l'addizionale comunale per dipendenti e pensionati. Sono poche decine di euro, ma per noi sono tanti, per i nostri redditi già tassati. Noi della lista di Casa Libera, con Nicola Trepoli sindaco, con umiltà, con competenza, con le idee e con la determinazione di tutti coloro i quali sognano una Ricati migliore, ci impegneremo per sfruttare ogni forma di finanziamento pubblico a vantaggio di questo territorio. Vogliamo una Ricati allegra e colorata, che guarda al futuro, ad uno sviluppo armonico e accogliente, mare con lingua. Ai giovani di questo paese mi sento di dire, non scoraggiatevi di fronte ai pessimi esempi che certa politica è in grado di offrire. Lottare, lottate sempre per quello in cui credete sia giusto. Siate protagonisti, non delegate, ma partecipate fattivamente. Pretendete dai vostri amministratori impegno, competenza e onestà. E poi un consiglio da fare. Studiate, applicatevi negli studi, perché solo così potete essere uomini consapevoli e liberi e avere la possibilità di non piegarvi di fronte al ricatto e alle false illusioni. Infine, cari concittadini, vi chiedo di fare la vostra parte in un momento di cui è difficile chiedere, ma è indispensabile dare. Vi chiedo un voto, un sostegno per me e per la lista di Casa Libera. Abbiamo un solo interesse, un forte desiderio di cambiamento. Noi della lista di Casa Libera, con Nicola Tripodi sindaco, siamo il cambiamento. Un grazie e un arrivederci a Riccardo. Buonasera a tutti, cari amici, conoscenti e parenti. Innanzitutto vi ringrazio di vero cuore per l'attenzione che mi dedicherete in questi pochi minuti. Ma tanti quando partono per ricordarvi che sono felice di aver accettato di dare il mio contributo alla lista Ricati Libera con il professore Nicola Tripodi sindaco, una persona a mio giudizio molto umana e preparata dal punto di vista professionale per affrontare le problematiche del territorio ricadese nella trasparenza e nella lealtà. Io, come ho detto e ribadisco, sono carica di energia e mi sento molto vicina a voi e voglio quanto voi vedervi fiorire Santa Domenica, rivedervi incorniciate in aniche rispetto nel verde, in spiagge pulite
e parcheggi ordinati. Sono felice quindi di impiegare le mie energie in sinergia